Oggi completiamo la serie delle presentazioni con Michael Roll e Paul Bilinga. Roll è un giocatore che abbiamo voluto per la sua esperienza in Eurolega e le sue caratteristiche di giocatore che può adattarsi bene alle nostre esigenze. Paul Bilinga è un ragazzo italiano che ha fatto grande esperienza con la nazionale, giocando campionati europei, campionati del mondo, con un ruolo molto importante. Crediamo che completi bene il nostro settore dei lunghi. Sono contento che siamo finalmente tutti i giocatori, a cominciare a lavorare per questa stagione. Grazie. Welcome, Michael. Benvenuto, Paul. Grazie. Diciamo che la mia ultima esperienza con Italbasket mi ha fatto crescere anche come giocatore, nel senso la Coppa del Mondo ti permette di giocare contro giocatori di altissimo livello e ho fatto un'ulteriore crescita. Quello che riguarda Venezia, abbiamo vinto il campionato, un anno è fatto di tanti giocatori con tante opportunità, quando sono stato chiamato ho fatto quello che dovevo fare, abbiamo vinto il campionato e adesso sono a Milano e voglio rivincere il campionato e fare qualcosa di importante in Eurolega. Sì, sicuramente è stata anche una scelta sua, sono contento che sono stato una delle sue scelte per venire qua a Milano e questi due giorni abbiamo già iniziato a lavorare, ma giorno dopo giorno ci sarà un affiatamento che andrà sempre più avanti con i giocatori della squadra per essere pronti per la partenza. Well, thank you first of all. I'm very excited to be here. And you know, Coach Messina, what he brings is very similar to what I had with Coach Spahia and Maccabi, in the sense of, you know, coming from the NBA and how things are run, the continuity on the court, similar actions. So you know, I'm a smart player and I can pick it up fast, so I just need to get with my teammates and really just kind of learn where they like the ball, what they like to do exactly, and just help the team from there. Diciamo prima di tutto che siamo un reparto lunghi abbastanza completo, nel senso c'è un po' di tutto, quindi le partite si affronteranno una dopo l'altra, anche dipenderà soprattutto dall'avversario. Sicuramente l'allenatore anche ci metterà in campo nel modo giusto per farsi in modo di vincere le partite. No, assolutamente no, penso che dei casi individuali non devono essere presi come un esempio o diciamo una tendenza della cultura. L'Italia non è un paese razzista, non lo sarà mai, e bisogna, diciamo, sì, far parte, parlare di questi eventi, ma non pretendere più di creare un disagio più grande di quello che è, cioè limitare sempre al contesto in cui si trova la situazione. I think basketball is kind of moving towards a positionless game. Everybody can do a lot of things now. I mean, even the big men are very skilled. So the 2-3, you know, very similar, obviously, maybe a couple different post-up actions. But other than that, just being out there and being able to make plays no matter where I am, you know, playing at the 2 or the 3. A lot of guards, they switch guard-to-guard actions. So it's really no problem. And, you know, I've been watching my new teammates now for a lot of years, so I know how they play. I know they're very talented and exceptionally smart players, so I'm very excited to get out there and play with all of them. For me, the World Cup, first of all, was an amazing experience. We got to play against Spain, who won it all, you know, so it was a very great learning point for us. You know, in that particular game, we had an amazing first half. We were only down 3 points at halftime, and then we ended up losing by a lot. And it just goes to show, it's just another point home for me that, you know, the game is 40 minutes and you can't take any plays off. And basketball is, there's a lot of talent all across the world. So just goes to show, you know, somebody's working if you're not working. So it just kind of rests on my morals that every day, come in, work hard, and you're going to really improve. Yeah. People always speak about it. You know, it dates back a couple of years now, and there's always been, you know, magic in the games between both teams. So leading up to those games, my past 2 years, people have spoken about it. And both times that I came here, they were very fun games. I think one was overtime and one was down to the last second.
So it's just like another game in the EuroLeague. I mean, from top to bottom, every game is going to be very difficult and anybody can win. So we just have to come out prepared. Beh, sicuramente quando giochi per una delle migliori squadre in Italia, che sia Milano o Venezia, inizi l'anno che devi vincere qualcosa, che sia la Coppa, campionato, e quindi negli ultimi anni sono stato abituato a questo e penso che qua a Milano non cambierà come aspetto e sono già pronto ad andare avanti su questo. Okay, Michael. I think everywhere is like this. It's a business, first of all, so in order to have success, you know, that starts on the court and you have to win. And then that's for everybody in the club, you know, whether it's in the office, the staff, the GM, the coach, the players. So success on the court translates all throughout, so this applies to everybody. Beh, le nostre aspettative in Eurolega, mia soprattutto, la sto approcciando per la prima volta, è prima di tutto prendere il ritmo, perché essere abituato a giocare ogni 2-3 giorni non è una cosa facile, perché mentalmente bisogna essere sempre pronti e preparati, e nel momento di cui sono chiamato essere pronto a dare il 100% per la squadra. No, prima di tutto oggi l'allenatore l'ha precisato oggi. Noi siamo qua per tutto per lavorare come un gruppo e portare tutta la nostra energia prima negli allenamenti e dopo pensiamo alle partite. Quindi il minutaggio è una cosa che mi interessa poco, può essere meno in Italia, di più in Europa, questo non mi interessa, la cosa che mi interessa è vincere le partite.